Ciao a tutti! Vi trovate in una relazione complessa, difficile, incomprensibile, dove vi date da fare tantissimo, ma i risultati sono sempre pessimi. Siete sempre criticati, non siete mai considerati per quello che valete e vi sentite ovviamente sempre più defraudati della vostra personalità e sempre più proiettati verso la vita dell'altro. Questo accade spesso quando si ha a che fare con una relazione tossica. Mi presento, sono Serena Fumaria, sono un mental coach, mi occupo di ovviamente strategie e sviluppo dei propri obiettivi, ma in particolar modo di aiutare le persone ad uscire dalla dipendenza affettiva riprogrammando la propria visione di sé. Veniamo quindi al tema di questo video, che è proprio il non riuscire a uscire dalla relazione tossica e come mai questa cosa accade. Quando si è all'interno di una relazione tossica, che sia familiare, che sia amicale o che sia relazionale o che sia in un posto di lavoro, c'è la tendenza a dare troppo per ricevere quasi niente in cambio. Ma è uno schema e come ogni schema può essere interrotto dal cambiamento di uno dei fattori di cui ne fanno parte. Nel caso specifico, la persona che può cambiare le cose in questo momento siete proprio voi che state ascoltando questo video e se lo state ascoltando sicuramente perché siete nella condizione di chiedervi che cosa posso fare per migliorare il mio stato di vita. Quando si parla di una relazione tossica, ovviamente si ha a che fare con una persona altamente manipolatoria che condivide la propria esistenza in qualsiasi momento, in qualsiasi settore della propria vita, con una persona che di base è empatica. La persona di base empatica tendenzialmente si occupa dei bisogni dell'altro dopo essere stata prima di tutto stimolata. Quando si parla di narcisismo patologico lo chiamano e si chiama love bombing, quindi una situazione iniziale in cui la persona viene spinta a sentirsi migliore e di cui ha bisogno. Bisogno perché comunque tutti noi abbiamo una base in cui l'ego ha un certo bisogno di essere gonfiato. Quindi che cosa succede? Il manipolatore, che sia narcisista patologico perverso o meno, parliamo proprio del manipolatore in generale, vi mette in condizione di sentirvi importanti per lui. Quindi sul posto di lavoro sarete i migliori, i più utili di tutti, nel lavoro e nell'amicizia sarete il miglior amico, quello che lo comprende o comprende la persona meglio degli altri, in amore sarete la persona migliore in quel momento. Però ben presto la dinamica di love bombing iniziale diventa uno svilimento. Questo perché? Che cosa succede? Possono succedere più cose a seconda della persona manipolatoria che abbiamo davanti. Magari all'inizio era semplicemente un modo per studiarvi e quindi il love bombing era soltanto un mirroring ben programmato per capire quali fossero le vostre esigenze, che poi diventa nel tempo un gaslighting quando si parla di una relazione narcisistica, cioè uno svilimento, una svalutazione atto a farvi entrare in un sistema dicotomico di pensiero. Mi spiego. Che cos'è il sistema dicotomico di pensiero? Vi mettono in condizione di pensare un giorno di essere il massimo per loro e il giorno dopo di non valere niente, o di essere migliori di altri il giorno prima e il giorno dopo di non valere rispetto alle persone di cui hanno parlato il giorno prima, oppure che il vostro pensiero, che prima era interessantissimo, di punto in bianco diventa sbagliato. Ovviamente voi che non avete fatto niente di diverso dall'essere quello che siete, vi chiedete dove avete sbagliato, perché una persona logica e che non ha una base manipolatoria, se vi fa un complimento è perché lo crede veramente. Invece la persona manipolatoria il complimento ve lo fa se gli servite, se siete necessari. Ora, il necessario per una persona manipolatoria può essere di tanti tipi. Se si parla di un narcisismo patologico perverso, è necessità di avere le vostre attenzioni. Quindi il vostro dolore, la vostra presenza, i vostri soldi, quello che vi appartiene, la vostra vita. Se invece si parla di una persona manipolatoria che invece vuol far carriera, ad esempio, avrà bisogno di voi per mangiarvi in testa al momento opportuno, quindi sfruttarvi per potervi poi utilizzare. Quindi, come vedete, queste persone hanno una tecnica di bisogno, un bisogno che solo voi, ahimè, sapete sedare. Ed è qui che il meccanismo, se comprendete questo ragionamento, si spezza. Se voi continuate a dare alla persona che vi manipola esattamente ciò che per cui vi sta manipolando, non saprete mai se quella persona vi manipola o no. Cioè, se quella persona vi è vicino per bisogno o perché realmente ci tiene a voi. Quindi quando avete un dubbio di questo genere, la prima cosa da fare è fare un passo indietro verso quello che siete in grado di dare.
Vi sembra strano perché tendenzialmente una persona empatica ha un atteggiamento passivo-aggressivo di comunicazione sia nei suoi confronti, quindi non ammette mai, non dice mai quello che pensa fino in fondo, che a se stessa e tantomeno agli altri. Quindi questo sistema di comunicazione che va ben a braccetto con la dicotomia, ovviamente vi rende fragili, vi rende persone che si adattano all'altro. Bene, non è questa la strategia per uscire dalla manipolazione, ma ben altro. Bisogna diventare assertivi e cambiare il sistema di comunicazione in modo tale che il sistema di comunicazione interno possa poi essere anche buttato all'esterno. Ed è qui che le persone arrivano da me chiedendomi come faccio io, che non ho fiducia più in me stesso o me stessa, ad avere autostima, come faccio ad essere assertivo, considerando che l'assertività ha come base proprio l'autostima. Ed è per questo che è così importante iniziare un percorso di crescita personale con un coach, come nel mio caso, o qualsiasi altra figura che a voi piaccia di più, che potrebbe essere lo psicoterapeuta, il counselor, oppure magari scegliere di fare una crescita personale per voi stessi autonoma. Tutte le crescite personali servono per migliorare lo stato attuale della vostra esistenza. So che è molto difficile, che spesso si è pigri nel fare questo tipo di scelta, ma è un regalo enorme che ognuno di voi può fare a se stesso. Quindi il consiglio spassionato che mi viene da darvi quando vi trovate in una relazione tossica e manipolatoria è ragionare il motivo per cui siete all'interno. Perché il motivo per cui siete all'interno è proprio il love bombing iniziale, che non si riproporrà mai più nella relazione fino a quando voi non continuerete a dare alla persona ciò per cui vi manipola. Ragionateci su e fate sapere quello che pensate sotto nei vostri commenti. Vi ringrazio per avermi seguito, se non l'avete fatto fate clic sulla campanellina in modo tale che ogni mio video vi verrà programmato e detto che ci sarà presto. Ciao, un abbraccio.